Alessio, chi c'hai con te? Sì, abbiamo Manlio Di Stefano, l'onorevole Manlio Di Stefano, candidato al, come capolista a Milano Città. Appunto ha ascoltato il professor Daveri, i calcoli fatti dal professor Daveri e credo volesse replicare. Sì, io prendo buono tutto, però noi i dati li abbiamo fatti calcolare all'Istat anche, è certificato in 15 miliardi e le commissioni bilancio di Camera e Senato hanno certificato le nostre costi e coperture, quindi il dato ufficiale, sarebbe bello che una volta tanto si dicesse che è ufficiale e quello rimarrà, è di 15 miliardi più 2 per i centri per l'impiego. Me la spiega meglio questa cosa degli affitti figurativi di Stefano, che evidentemente non l'abbiamo capita. No, guardi. No, guardi, deve spiegarglielo meglio chi è in studio, perché io non lo leggo da nessuna parte queste cose degli effetti figurativi. Io so soltanto che i 15 miliardi sono certificati, le coperture sono trovate, vengono dalle tax expenditure sui redditi più alti, vengono dai tagli ai costi della PA e da tanti altri fattori che sono tutti consultabili sul nostro programma, che è pubblico e in rete da oltre un anno, quindi senta, è tutto trovato, tutto coperto. Lei lo sa che la critica più forte che vi fanno, no? E che alla fine voi paghereste le persone per non lavorare, cioè praticamente li condannate a non lavorare. Lo sa che questa è la prima critica che vi viene mossa, no? Ma il problema principale è che chi critica non ha letto la legge, perché la nostra è una ricerca del lavoro attiva, cioè il cittadino che percepisce il reddito deve necessariamente intanto fornire 8 ore di servizio civico al paese ogni settimana, sì. Dopodiché deve essere attivo almeno 2 ore al giorno con un sistema tracciabile di ricerca attiva del lavoro, Dopodiché i centri per l'impiego gli garantiscono 3 proposte, perché là ci mettiamo 2 miliardi di euro per farli ripartire, 3 sì. proposte di lavoro, se il cittadino rifiuta le proposte, oppure fa dichiarazione mendace, quindi lavora a nero e percepisce il reddito, oppure fornisce documenti falsi, oppure tanti sì. altri casi, ovviamente tutti già nella legge scritta, ipotizzati, diciamo. Prende il reddito, restituisce quello che ha percepito fino a quel momento e non lo prendi più il reddito. Oh, quindi ma quanto dura la nostra proposta questa è proprio il contrario, di Stefano, è responsabilizzare il cittadino. Tutto il percorso, quanto può durare al massimo? Questo c'è scritto nella legge? No, ma non c'è una durata massima, perché semplicemente tu entri nel reddito quando perdi. No, però la domanda che le faccio io, scusi di Stefano. Sì, ascolti, la domanda che le faccio io è la seguente, no? Io provo a cercare lavoro, non è detto che lo trovi, magari sono una persona volenterosa, voi mi fate una prima offerta, ma poi forse il centro per l'impiego non la trova una seconda offerta per me, magari me la propone dopo un anno e poi di nuovo quell'offerta non va bene per me, no, siccome perché ho 3 possibilità, poniamo ne passano 2, ne passano 3, cioè quanto è un tempo massimo per il quale noi cittadini tutti, perché questa è una roba che paghiamo tutti, diamo lo stipendio alla persona in questione? Allora, non dobbiamo, secondo me il servizio al paese che dovremmo fare è non banalizzare le proposte che vengono fatte, perché questa è una proposta che è inclusa in un programma che parte dal far ripartire l'economia nel paese puntando con investimenti alla Smart Nation, quindi ai progetti ad alto moltiplicatore occupazionale. Stefano, so che non si riferisce a me quando dice che non dobbiamo banalizzare. Io semplicemente, come lei immagino sappia, faccio una domanda per capire. Non mancherebbe altro. Intendo dire soltanto che i programmi vanno visti nella loro complessità e nel loro insieme. Riparte l'economia, fai ripartire i centri per l'impiego, i lavori si trovano perché i centri per l'impiego lavorano bene. Rispondi alla domanda. Cioè lei dice migliora l'efficienza dei centri del lavoro. La domanda è semplice, la risposta deve essere altrettanto semplice. Migliora l'efficienza dei centri per il lavoro e quindi si trova. Non se lo può permettere, questa è la verità. Prego di Stefano. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Parla con l'ospite studio. Basta, non c'è problema. Fanucci, facciamolo completare anche perché dalla piazza è complicato. Quando ha finito di Stefano, prego, eliminiamo le polemiche che andiamo veloci. Prego. Le offese però no, abbaiare. Appunto, eliminiamo, facciamo parlare chi deve parlare allora, scusatemi. Sì. Sto dicendo semplicemente, il reddito tu lo prendi, vabbè. Guardi, se vuole continua lei. Mi no, sono no, stancato no, di far però finta di rispondere no, a domande che vengono poste mentre uno parla in studio. Allora un po' di rispetto e parliamo tranquillamente tutti. Parliamo tutti con grande rispetto, anche evitando di offendere gli ospiti. No, in studio, fuori dallo studio, tutti, diciamo, con garbo. Rispettano chi parla, parliamo. Io sto dicendo, nel reddito di cittadinanza rientra
ogni qualvolta perdi il lavoro. Di conseguenza non è una domanda il per quanto tempo, perché tu puoi lavorare, poi perdi il lavoro, lo riprendi, poi ritrovi il lavoro e lo perdi di nuovo perché stai lavorando. Quindi è una misura proattiva che ti accompagna sempre, perché il concetto base è ridare dignità ai cittadini italiani che possono lavorare e non temere di perdere il lavoro perché vanno sotto Di un Stefano, ponte, ma perché grazie, hanno lo Stato che li accompagna nel trovare un nuovo lavoro. Non c'è un tempo massimo previsto, perché l'ambizione è quella di trovare agevolmente lavoro. Io ho capito questo.